Buonasera, buonasera amici, buonasera amici. Allora, contenti? Com'è andata secondo voi? Quattro pappine, Zeko, subito l'ha ficcata subito, Zeko, vi ho già pagato le bet, eh. Va bene Manu, il link è sempre quello, eh. Sempre quello dell'altra volta. Grandissimi, grandissimi. Çalhanoğlu, grande partita, eh. Ha fatto più da noi in pochi minuti che al Milan in 4 anni. Sì. Allora, fatemi mettere un po' di musica. Benvenuti a tutti, eh. Buonasera Lentos, ciao, ciao imbecille 1980, la prima volta che ti leggo, benvenuto, Hiroshima, ho sentito di Turam distorsione, oh mica, ma ci abbiamo un, porca troia che sfiga, che ci serve Turam, ci abbiamo il regista offensivo più forte della Serie A, Edin. Ciao Nanto, ciao Luca, ciao Giacomo, perché da quest'anno facciamo pre-partita e post-partita, mostriamo la classifica addirittura. Hai visto cosa ha postato ora? Oh, me ne frega un cazzo, chi se ne frega di quella lì. Buonasera Gibi, vai tranquillo, vai a mangiare pure tranquillo. È uscito sulle sue gambe, beh, almeno quello. Allora, fatemi togliere questa cosa qua che ormai non serve più. Allarghiamo la chat. Buona la prima. Ah sì, ho avuto un sacco di problemi con DAZN, porca puttana. Chi è che ha avuto gli stessi problemi? Ma il doppio passo alla Ronaldo, il fenomeno Satriano, che classe. Adesso, oh, anche i nuovi sono entrati, hanno tarellato. Su quel colpo di tacco di Dumfries all'ultimo ho detto, cazzo, vuoi che la mette dentro? E che sta parlando? Sta parlando Çalhanoğlu. Çalhanoğlu. Minchia, che prestazione del turco, ragazzi. Che prestazione. Eccoci, ce la gufano. Ringrazio tutti i tifosi qua. Gol e assist, Zeko, la ficcata di testa. Vidal, ha segnato Vidal. Vidal va, DAZN va come la DSL dei primi anni 2000, veramente, cazzo. Nervoso. Problemi all'inizio, poi dopo liscio fino all'80esimo, poi ho avuto un altro calo. Non so se era il mio wifi, perché io usavo la... Sì, lamentavano tutto. Usavo la Chromecast, non ce l'ho collegata direttamente al cavo. È DAZN. Una merda. Speriamo risolvano, perché sennò, porca puttana, sono 20 euro buttati in eccesso. Buona serata a chi... DAZN penosa. Milioni in campo, Çalhanoğlu ed Inzeko. Ed Inzeko sottotono Sensi. Esatto, sì, sono d'accordo. E nel secondo tempo Perisic. Ed è scandaloso Ambrosini che commenta l'Inter. Satriano Porello, da quando è entrato l'hanno usato come pungiball. Ha preso certe scoppole quel giovane. Però avete visto? L'avete notata un po' quella garra, charrua?
Sono i server, va bene. Sono contento, vi parlerà strano anche di Vidal. È anche veramente Brozo, ha fatto un'altra partita della Madonna, ragazzi. Mi è dispiaciuto Vessino, è entrato giallo in quanti secondi, forse anche rischiato il rosso a fine. No, vabbè, dai. Comunque 3-5-2, Sensi giocava a punta, bastoni sempre in fascia, difesa sempre avanti. Sì, sì, hai visto Bastoni quando ha fatto quella tarellata che è arrivato in area di rigori, che se Zigno non gli anticipava, non lo anticipava, segnava. Satriano buono a procurarsi le occasioni, quando ha avuto il pallone sui piedi doveva fare gol. Vabbè, dai, è la prima San Siro. È la prima San Siro. Vidal, l'ho detto, trequartista va bene, non sa difendere. Te l'avevo detto in chat prima che finiva 4-0. Bravo Sharpedo, complimenti. Zeko è arrapante, per utilizzare un termine spallettiano. Gioca solo di prima, sì. Ma anche i passaggi, le sponde di petto. Non ci esaltiamo, ragazzi, non ci esaltiamo. Sì, ci può stare un po' di pressione al primo ufficiale in campionato. Però grande, grande prestazione di tutti, dal primo all'ultimo. Ecco, forse l'unico un po' sottotono, Stefanino Sensi. Peccato per quei due fuorigioco di Perisic, se no era doppietta di Ciala. Ciao Stefanino, vedi di ripigliarti, eh. Di Marco titolare fisso in tre partite. Potrebbe essere vero. Non dovrei dirlo, ma siamo stati graziati due volte dal loro attaccante. L'ha buttata fuori e un gol è stato salvato sulla linea. Vabbè. Ci sono anche gli avversari, eh. A me ha sorpreso ancora di più Favilli nel Genoa. Solo col portiere è riuscito a non tirare nemmeno. Stefanino per fortuna è uscito sulle sue gambe. Già una novità, vabbè. Non hai tutti... Get there! Ma quella coroncina sola soletta, che cosa vuol dire quella coroncina solo soletta? Skriniar ha bullizzato tutti. Bullizzati. Minchia, il colpo di testa di Milo, poi è vero, ha segnato pure Skriniar. Gol dell'esordio, Milo. Perisic ha fatto bene. Il finale, sì, eccolo qua, Milo. Il finale, le squadre erano un po' lunghe. Sì, sta parlando Inzaghi. Adesso poi ci andiamo a recuperare. No, ci andiamo a recuperare le dichiarazioni sui nostri siti. De Vrij è stato nominato due volte dai telecronisti. Ma bene così, vuol dire che non ha dovuto fare più di tanto. Defa, io mi do una grattata e lo spero. Verissimo, quanta sicurezza la difesa, mi ero quasi scordato quanto siamo forti nei tre dietro. Esatto, eccolo qua Torellone Getter. Grazie Getter per i due mesi, grazie mille Getter, bravo, così si fa. Bella Inter. Vedi, il Torello è entrato gli ultimi 10 minuti, adesso piano piano entrerà nei meccanismi, lo vedremo magari una mezz'oretta a Verona e poi dopo la sosta arerà quella fascia. Come vi è sembrato il gioco? Sì, vabbè, Hiroshima va a cagare, ma anch'io Mario godo tantissimo. Come vi è sembrata l'Inter di Inzaghi alla prima? Non mi venite a dire ma era il Genoa, fa schifo. Ci sei? Ok. Andiamo da mano, eccolo qua. Aspetta che mi tolgo la cam di là. Un attimo, che ci andiamo a parlare un po' con Manu, leggiamo un po' la chat. Che cazzo è qua? Webcam disattiva.
Cam mic, camera. Eccoci qua. Eccoci qua. Mi senti, Manu? Sì, mi sento forte e okay. Chiaro. Ok. Aspetta che mi sposto. Mi sento, no? Chat. Eccoci qua. Allora, buonasera. Manu. Buona la buonasera. Prima. Buona la prima. Buonissima la prima, direi. Non male, non male, non male. Abbiamo visto un professore lì davanti con la 9. Veramente bravo. Bene, mi fa piacere. In campo. Sono contento. Migliore in campo, tu diresti Çalhanoğlu o Dzeko? No, Dzeko. 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 Trovato assist anche, oltre che il gol, sul gol di Çalhanoğlu. Veramente bravo, veramente bravo. Non so se tu sei riuscito a bettare sul gol, avevamo fatto la bet. No, nel non pre-partita neanche... segnerà all'esordio Edin Dzeko, abbiamo messo... la bet, sì, no, tanti hanno, la maggior parte all'ultimo è riuscito a ficcarla. Ho perso le speranze, sinceramente, perché aveva sembrava sbagliato che anche, aveva sbagliato anche un gol semplice. Aveva bravo sbagliato. Sigu anche sul colpo di testa all'inizio, sul calcio d'angolo. C'era stata un'occasione buona per Dzeko, sempre. All'inizio della partita, prima che segnasse, verso il 70esimo. Cosa vogliamo dire di questa dell'Inter, della prima partita dell'Inter di Inzaghi a livello di gioco? Beh sì, siamo stati abbastanza fluidi alla fine, neanche tanto male, Sensi un po' sottotono, Çalhanoğlu sì. Invece sugli scudi, bravo. Brozovic a me è piaciuto perché è stato come al solito un po'. Chissà un po' quanti chilometri tanto, avrà fatto stasera. Si è corso tanto, ha recuperato tanti palloni, soprattutto nella prima frazione. L'unica cosa che mi può preoccupare un pochino è il fatto che la squadra certe volte tende a allungarsi troppo, anche, ma già sì. dal sessantesimo, un po' disequilibrato. Secondo me il caldo, cioè anche l'hai visto anche il Genoa, cioè. Stavo morendo da caldo io, penso a loro a giocare, cioè reggere quel ritmo lì per 95 minuti è dura perché ha pressato tutta la partita anche sperando che cosa sperando i minimi. Vai. Cosa mi dici di Vidal? Vidal ha dato una buona sostanza, devo dire, pensavo peggio, invece ci ha messo del suo, ha segnato, ha fatto un assist anche lui, non è stato malaccio, sperando che possa avere continuità, soprattutto che non si infortuni, perché quello è il problema principale, sono lui, Vesino e Sensi che sono poco tenaci, sono sempre poco tenaci, io come ho visto la partita con un amico e... Sensi si è fatto male, era un continuo un po' tirarla a Sensi da un certo punto di vista, però via dai, andata bene così. Mario lancia una provocazione, pensate se avessimo avuto ancora Lukaku, io stasera non ho sentito la mancanza di Lukaku. Pensate se avessimo avuto Lukaku al posto di Sensi, visto che quella era una delle idee di Conte. No, o di Inzaghi che ha detto che voleva lo stesso Dzeko. Sì, anche. Anche. E poi non abbiamo calcolato che Lautaro non c'era perché era squalificato, se no avrebbe sì. giocato con Dzeko Lautaro. Sì, sì, sì. Sensi l'ho visto proprio spaesato, non come con la Dinamo, diciamo. Forse sarà quella posizione così tanto avanzata, non lo so, lui deve essere più vivo nel gioco e arrivarci lì, non starci. Così davanti deve toccare più palloni, quindi se fisicamente a posto che giochi anche ogni tanto al posto di Çalhanoğlu, Barella quindi quella cosa... bene, non benissimo, beh non, però non... anche lui è sempre... vabbè Barella non gli che ti posso chiedere ogni volta, ha fatto anche il suo bel assist di tacco a Vidal, bravo, intelligente soprattutto quell'assist, un tacco non sprecato, non sciupato, bravo veramente lì. Stavo dicendo una cosa, poi le cazzate della chat mi hanno distratto. Grandissimo gol dell'Empoli, segnato l'Empoli,
sta giocando, sì. Empoli, speriamo, Lazio. Che Lautaro si trovi bene con Dzeko e siamo una bella corazzata, fidatevi. E poi appunto ho sentito che c'è stato un infortunio al Marcus Thuram, quindi Thuram e Zapata, tutte e due distorsione al ginocchio, seccati entrambi, e manca solo Correa, quindi adesso è che il problema è che Correa non è mica tanto nuovo a questi infortuni, anzi. Quindi cazzo, gliel'hai gufata. No, ma è così, purtroppo. Al quinto minuto 1-1 Empoli-Lazio. Chi ha segnato? Partita ci spumeggiante. Fate sapere i marcatori. Partita spumeggiante. Ah, bello, Lazio risapre. Beh, comunque adesso sto sentendo in sottofondo Inzaghi e... Che dice Simone? Milinkovic-Lazio. Bandinelli-Sargente. Grazie, Flamand. Ah, e poi appunto, che bello è rivedere le partite con i tifosi allo stadio. Beh, sì, d'accordo. Cazzo, è tutta un'altra cosa. È bello, è stato bello vedersi un po' le partite con la possibilità di ascoltare gli allenatori, tutte le, diciamo, le indicazioni e anche le bestemmie. I cori, cioè hanno fatto anche i cori. Però a Denzel Dumfries, cazzo. Ho sentito il coro, e poi anche Auriali che... stato sollevato dall'incarico. Ma noi vogliamo parlare della partita di oggi. Non ti voglio assolutamente fare domande su quello che è successo prima. Pensiamo a quello che è successo nel nostro presente. Buonasera, no, Tano. No. 4-0 spettacolo. Sì. Si sa qualcosa sui tempi di recupero di Zapata e Thuram? La distorsione al ginocchio. Thuram è appena venuto. Zapata dicevano un mese. Ora... Dopo la sosta, in poche parole. Dopo la sosta, quindi non credo che eventualmente andrebbe a precludere un affare. Chiaro. Se sono intenzionati a prendere un giocatore, fare un investimento, perché Thuram è veramente un investimento. Ti piace come giocatore Thuram? Mi stuzzica, questo sì, anche come tipo. Prendi un giovane, 24 anni, anche nel giro della nazionale, io non ricordo che è anche entrato. È subentrato, diciamo, dopo l'infortunio forse di Dembélé, nazionale francese. Ha fatto anche qualche minuto all'europeo. Qui già dicono, ma è un esterno, ma lui nasce punta. Lo so. Nasce punta e può fare benissimo anche la seconda punta. È un esterno, punta. Però col fisico che ha potrebbe ancora essere anche malleabile, essendo abbastanza giovane per fare la seconda. Poi lui ha sempre fatto l'attaccante, e poi è stato dirottato sulla sinistra. Quando gol Muriel, Atalanta in vantaggio, l'Atalanta giocava con, aspetta che vado a vedere. Questa Inter oggi con questo avversario è molto simile a quella aggressiva di Conte di inizio stagione. Con un avversario di valore avremmo potuto far brutte figure dietro. Adesso non abbiamo la sfera di cristallo, vedremo. A me certe sembra volte molto diversa, non vorrei... Diciamo che hanno messo con quell'assetto, con tutti quei tipi di giocatori, c'era molta proprietà di palleggio e quindi si tentava di palleggiare parecchio sulla 3-4. Pochissimi cosa che la lanci faceva... lunghi anche stavolta, un paio gestiti alla perfezione da Dzeko, stop, palla. Lui ha fatto una partita da professore proprio, assolutamente. Partita con perfetta. Con questo tipo di assetto si è giocato molto su... A me sembra un bel pressing organizzato, ma non fluido che si diventa a toccare palla più volte. Sì, Ozza, sicuramente. Vabbè, scrivere i bastoni erano avanti sì, anche con Conte. Quello sì. Però con Inzaghi molto di più, Ma io bastoni me lo ricordo spesso sulla sinistra, fare anche qualche assist, qualche cross bello importante. Credo che avesse fatto un assist, non ricordo, era un gol di testa, forse era un gol di Lautaro di testa. Se giocavamo col PSG non vincevamo 4-0, grazie a cazzo. Vabbè ragazzi. Grazie a cazzo. La vedo dura, vince 4-0 il PSG.
E di questo Dumfries, cosa mi dici? Abbiamo visto troppo poco. Vabbè, ovviamente. No, diciamo per un attimo, quell'azione, ho detto, oddio, che cosa sta combinando? Che ha fatto poi, il colpo di tacco in area, si era liverato benissimo. Sì, 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 però meglio che piano piano. Vabbè, cioè, dai. Non, c'è bisogno, non gli chiedo gol e assist anche a lui. 10 minuti oggi, mezz'ora la prossima, così gradualmente lo inserisci e vedrete che su quella fascia lì, tipo se era, se, non so se la partita di, aspetta che accendo il ventilatore che sto colando, la partita di Darmian, se lì ci vedevi Dumfries avrebbe arato proprio quella fascia, perché i movimenti sono quelli, quindi se togli Darmian e metti lui, top. Sì, anche se tendevamo ad andare un po' di più centralmente oppure giocare solo a sinistra su Perisic, Darmian restava, si è vista un po' meno, giustamente. Mentre centralmente ci andavamo tanto, anche perché avevamo 4 centrocampisti oltre gli esterni, una punta sola che comunque veniva tanto a dialogare, quindi è normale cercare il centro. Sono stati bravi a trovarlo, oddio, abbiamo sbloccata presto con un angolo, bravi, secondo gol è stata una bella azione, veramente molto fluidi, quella è una cosa che piace tanto all'occhio, veramente bello. E adesso vado a vedere se vedremo che ci sono le come si integrerà Lautaro e anche Dumfries. Infatti Lautaro... possiamo essere una bella squadra, però allora c'è l'intervista di Çalhanoğlu che dice: ero tranquillo, so che i tifosi dell'Inter si aspettano tanto, abbiamo lavorato bene in questi 45 giorni e siamo partiti forte e abbiamo vinto, ringrazio i tifosi, li sento dietro di me. Voglio dare il massimo per l'Inter, ringrazio Ausilio e grazie a lui e a Inzaghi che sono qui. Il rapporto con Inzaghi, abbiamo lavorato bene, so che lui si aspetta tanto da me, ma io voglio dare il massimo per questi tifosi. Sensi, conosco già i suoi movimenti, abbiamo fatto una bella partita e vogliamo continuare così. Sì. No, vabbè, ma diciamo... credo che sia un po' inedita, penso che sarà quasi un unicum, dipende come vanno le cose, magari la prossima settimana giocherà di nuovo Sensi con Zeko, vai a vedere. A me sarebbe piaciuto vedere un numero, c'è Lautaro la prossima settimana, no. È infortunato Lautaro, sì, ma penso che abbia già recuperato, sapevo dopo la sosta. Non volevano affrettare i tempi di recupero, forse. Allora, ha parlato anche Tare. A Sky. Il gioco di Sarri è differente rispetto a quello che abbiamo fatto gli anni passati. Serve tanta intensità. Correa dallo scorso anno ha espresso il desiderio di lasciare la Lazio ed andare a giocare altrove. C'è questa possibilità che esiste con l'Inter. Vediamo come evolverà nelle prossime ore. Per noi è un giocatore importante, lo sa. Dipende da quello che vuole fare l'Inter, poi vediamo. Ci sono anche richieste all'estero, ma lui vuole restare in Italia. A distanza, per essere corretti, diciamo che non c'è mai stata una vera trattativa. Ci sono delle volontà, quindi è lui che vuole venire all'Inter, in poche parole. Ma fino a ora non è una trattativa vera. Ci sono i procuratori che stanno facendo un grande lavoro per risolvere questo problema. Vediamo nelle prossime ore. Chi rimane deve rimanere contento. Rispettiamo lo stato d'animo del ragazzo, si è sempre comportato bene. Tornato dal Sud America è stato esemplare. Vediamo finché il mercato è aperto, serve pazienza, si deciderà per un verso o per l'altro. Cosa dici di queste dichiarazioni un po' sibilline di Tare, che dice o cacciano i soldi che ci devono o se no rimane qua? Però io, è chiaro che lui vuole venire su Correa. Su Correa al momento non andrei a quella cifra, però non... si è sbilanciato parecchio, quindi vuol dire... capito, se ti sbilanci allora abbassi anche il prezzo, altrimenti può restare lì, visto che il giocatore è espresso. O è una strategia nostra, appunto, che il fatto di trattare altri giocatori, che magari stiamo trattando veramente, però l'obiettivo reale
è Correa e noi stiamo trattando altri profili per far abbassare le pretese. Potrebbe essere una strategia della nostra di Marotta. Mi devo fidare del suo operato, delle sue idee. Leggiamo anche Inzaghi. Allora, ok. Grande esordio, ero sicuro della squadra e dell'impegno. Non potevo immaginare un esordio migliore di così davanti ai nostri tifosi che finalmente sono tornati allo stadio. Çalhanoğlu, parliamo di un grandissimo giocatore che unisce quantità a qualità. Sarebbe riduttivo però parlare solo di lui, tutti hanno fatto benissimo. I tre difensori Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov hanno lavorato alla grande, questi sarebbero i sostituti, Eh sì. Porca puttana. Avrebbero meritato di giocare, no, meglio così. Avevo piacere a far giocare Dumfries, non dimentichiamo che mancavano Lautaro, Sanchez, Gagliardini, vabbè Gagliardini, mancava Sanchez e Gagliardini, allora... E l'attaccante che arriverà, quindi fighe, c'è cioè già... Boh, vabbè. Io spero che convinto. Abbia ragione, che arrivi qualcuno, poi il problema è si arriva, non lo so. Sì, lui è proprio, cioè nel senso, ma fa bene, Fa bene a fare bene così, a perché pressa. Fa bene pressa. Anche a farsi sentire, cioè, alla fine ragazzi non puoi fare tutto un anno con Zeko, Sanchez, però Lautaro mi piace il suo e... stile di farsi sentire, capito? Lo dice con nonchalance, come se fosse perché già tutto fatto. Perché si è anche rotto il cazzo di fare l'aziendalista alla Lazio, ha detto vabbè mi avete venduto proprio adesso due deve importanti. Iniziare a rompere i coglioni. Dico ragazzi scusate, mi avete venduto due importanti, mi avete preso Zeko a zero e Dumfries a 15 milioni. Mi cacciate un po' fuori la rosa per favore. Esatto. Sensi si allena nel migliore dei modi, è un grande giocatore, volevo trovargli un posto, ho la fortuna di avere lui e tanti altri, dobbiamo continuare così, è solo l'inizio, c'è soddisfazione ma dobbiamo lavorare anche venerdì, anche perché venerdì a Verona c'è un'altra gara difficile. Il prossimo attaccante, sappiamo che dobbiamo completare l'attacco. Benvenuto, grazie mille per il follow, dopo ti ringrazio a dovere. Francesco 1-2. Grazie France. Sappiamo e dobbiamo completare l'attacco, la partenza di Lukaku è stata inaspettata, abbiamo subito ovviato con Zeko. Da giovedì non ho più voluto parlare di mercato per pensare al Genoa, da domani torneremo a pensarci. Le sue caratteristiche, deve ovviamente... Lui e Ausilio e Marotta, non penso intendesse questo. Le sue caratteristiche, deve fare gol importanti e deve completarci. Ecco, come interpretiamo gol importanti, Correa? Non tanto. Questa dichiarazione mi puzza di Zapata. Non lo so. Non lo so, secondo me si accontenterebbe anche di Correa a questo certo. Punto. Ha capito l'andazzo, ma se probabilmente gioca... era già consapevole dell'andazzo. Ovvio. Se non gioca Zeko, Lautaro può giocare tranquillamente da prima punta. Bravo Simone, finalmente lo dici anche tu. Sensi ha grandissime qualità, Zeko da numero 9 può fare scuola. Vedi, tu dicevi maestro, Zeko professore. Abbiamo tanta tecnica, ho trovato un buonissimo gruppo, abituato al lavoro e al sacrificio. Grazie al cazzo, dopo due anni di Conte voglio vedere se non trovavi un gruppo abituato al lavoro e al sacrificio. Ho avuto un lavoro facilitato, giustamente. Ognuno ha le proprie idee, ma quel che conta è che ho visto lavorare i ragazzi ogni giorno con ferocia. Bello, mi piace anche questo termine. Çalhanoğlu è un che lui lo chiama Çalhanoğlu, è un giocatore evoluto, Marotta e Ausilio ci hanno lavorato, si è ambientato subito bene, non sa quanto è forte e può migliorare perché è ancora giovane. L'emozione più grande è quando siamo arrivati col Pullman, perché da un anno e mezzo giocavamo un calcio triste, arrivare a San Siro con la gente che cantava è l'emozione più grande. Bene, queste sono le parole. Parla di Weghorst, è evidente, esatto, Weghorst. No, perché qui è nato il meme dopo che ho messo fatto una live su Weghorst, ho fatto una live che era uscito il nome e praticamente mi hanno bullizzato per un'ora bullizzato. Proprio così, bullizzato, anche Manu mi bullizza, se ne va così, mi lascia così.
Mi hai bullizzato anche tu? No, ho toccato un tastino del mouse, scusate, okay. È un mouse un po'... Cosa ne pensi di Zigno? Secondo me ha fatto una buona partita. Ha anche rischiato di ficcarcela Zigno. Secondo me è un ottimo giocatore, io lo seguivo nella primavera, ne parlavano tutti benissimo. A me interessava, però lo voglio seguire tutto quest'anno. Non è facile partire subito, devo anche rivedere i gol, quindi voglio capire se lui magari è anche colpevole in qualcosa. Soprattutto, vabbè, su quello di Zeko, su quello di Zeko è andata tanto così sopra la testa, non l'ha presa ed è arrivato dietro Zeko. Però non è che se era subito dietro, non è che se l'è persa, era un pelo alta rispetto allo stacco che ha fatto. Vabbè, ragazzi, comunque ci sarà da lavorare anche per lui, cioè andiamoci conto che un ragazzo che si è fatto crociato, credo, ha appena segnato Vergor, si è uscito pure lui. Ah, è uscito pure lui, si è infortunato. Si è infortunato. Ma che cazzo è la maledizione dell'attaccante dell'Inter qua? No, aspetta. È finita la partita. Sì, sì, Davide, abbiamo appena lette le dichiarazioni di Tare, che praticamente più che l'Inter sta, perché lui ha detto che non c'è nessuna trattativa, sono gli agenti che sono al lavoro, da quello che ha detto e da quello che si capisce. No, comunque non era uscito, almeno ci stanno trollando. Rovella potrebbe essere un pacco made in Genoa per la Juve. No, Rovella è stato già preso dalla Juve, ma almeno quello che so. In 5 anni con pagamento a... No, è stato preso tipo l'anno scorso, 2 anni fa. E non mi sembra un pacco, anzi a me non è manco dispiaciuto, c'è un bel piede. Poi non anche lo so, quel callone lì che era nostro, poi lo abbiamo deciso Callon. Di non... Callon, quello del Genoa. Che, sì, c'ha, che ha rischiato non Momo, di... ovviamente. Sì, no, sì, no. Cioè, ha rischiato di ficcarla un paio lui. Di volte. Rovella è già della Juve, non lo pagheranno mai Rovella. Lo pagano perché, in punti, ma perché ragazzi. Ce li hanno i soldi loro, dai, c'è Exor dietro. Lo pagano in punti. In punti, in fan tokens. No, in punti salvezza. Bella, mi è piaciuta anche questa. Sfigati anche, vabbè, VAR giusti, due fuori. Era il secondo non mi sembrava, però in effetti, ragazzi, se sta. Però bella. Ha parlato anche Skriniar, autore del primo gol di questa stagione. Volevamo partire subito bene, abbiamo fatto quello che volevamo, il mister ci ha dato la sua idea di calcio, tante squadre qui si chiudono, ci ha detto di aggredire subito in fase offensiva, quest'anno abbiamo più responsabilità, sono andati via giocatori importanti, ma sono arrivati giocatori altrettanto importanti, forse siamo ancora più forti. Minchia Milo, vogliamo difendere lo scudetto, l'importante è essere uniti e entrare in campo come fatto oggi. Giusta mentalità di Milo. A prescindere, comunque sempre ombre e sempre qualcosa di inquietante lì dal signore in porta con la fascia, perché certe volte mi inquieta. Ma l'hai visto quell'intervento lì, quella... sembrava un gatto rantolante quando non l'ha trattenuta e Darmian ha dovuto... sì. Che era lì che aspettava che si alzasse per andargli a prendere, niente, è rimasto per terra. E Inzaghi e Andanovic ha un po' queste amnesie. Ragazzi, Samir non ce la fa più, doveva essere cambiato già da 3 anni fa. Ma questo Onana ti piace come sostituto? L'ho visto poco, però può essere qualcosa, potrebbe essere fattibile come cosa. Andy, ma stai vedendo così tanto Andri, scusami, stai vedendo così tanto la partita? Sta perdendo la Lazio addirittura 2-1. Adesso non sto leggendo la chat perché sto leggendo le dichiarazioni, anche quelle di sempre di Inzaghi, però a Inter TV. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi, subito aggressivi come ce l'avevamo detti in questi ultimi giorni, abbiamo vinto una partita importantissima, volevamo partire con il piede giusto, già da domani incominceremo a pensare alla partita di venerdì.
Ritrovare il pubblico, già arrivare allo stadio con tutti i tifosi che saltavano festanti è stata un'emozione incredibile. Nell'ultimo anno e mezzo non è stato bello giocare negli stadi vuoti, qui a San Siro è stato bellissimo, una bellissima accoglienza per me e per la squadra. La posizione di Çalhanoğlu penso che all'occorrenza lo possa fare come lo ha fatto Sensi. Sono due giocatori di grandissima qualità che alzano il livello tattico della squadra, hanno fatto bene tutti e due, devono continuare così sapendo che stiamo, vedi come li pompa per bene, devono continuare così sapendo che stiamo aspettando anche il rientro dei nostri attaccanti importanti. Siamo molti, molto soddisfatti e ci godiamo questo esordio. Queste le parole di Inzaghi. Poi se ci saranno altre dichiarazioni di altri giocatori ve le portiamo. Gireremo. Adesso spazio alla chat, fate qualche domanda, qualche curiosità, interagiamo. Adesso questi ragazzi qua si sono abituati bene a fare 3 ore di live con botta e risposta in chat. Sai, se poi li tralasci un attimo. La dirigenza spera in Filip Stankovic perché è un portiere di livello, costa. Filip sta andando al Volendam, no? Insieme a Mulattieri Oristanio, sì. Intanto mi guardo, metto un po' anche Empoli Lazio così. Visto che la difesa è un colabrodo. Empoli in zona Champions, Sarri, Santa Roma, bello. Con Sarri è sempre così. Ma no, in realtà io ricordo tipo il Napoli di Sarri non era per nulla male, anzi in difesa era veramente buono. Ricordo gli 0-0 con l'Inter di Spalletti all'andata e ritorno in primo anno. Il tradimento di Lukaku li ha compattati ancora di più. Secondo te questa è un bello spunto di discussione. Secondo te questo addio, che alla fine lo ha detto palesemente anche Inzaghi ieri in conferenza, che è stato Lukaku, sì. È andato lì e ha detto guarda, io voglio andare al Chelsea, ho già deciso. Un po' ci sono rimasti male, se vedi l'hanno salutato in pochi. Si fidavano anche loro di Lukaku, soprattutto se inizi la stagione e dici faremo cose buone, ho parlato col mister eccetera, penso che nello spogliatoio poi arriva tutto come un fulmine a ciel sereno, e insomma penso che i compagni ne abbiano anche risentito. È andata bene Hakimi era stato accolto in maniera molto diversa, cioè era tutto un grazie, comunque i compagni. Ma perché sapevano, ha lasciato in maniera diversa, cioè sì, Hakimi non si era, diciamo, elevato a capopopolo. Lui lo ha sempre, a parte quella cosa che ha fatto così, no, che ha fatto vedere perché il logo, perché forse pensava di restare, frainteso, ma secondo me lui non si riferiva, infatti l'ha spiegato anche dopo, cioè ha detto no ma io non dicevo così cioè ma ok, grazie. Vabbè. No, grazie. Io darei un po' più di spazio a Radu. Ce lo vedi come sostituto? Per il momento ci teniamo a Andanovic, poi. Ecco, scusate. Con questa dopo Andanovic. Che ti capisco, però oggi un paio di tiri, un paio di ciofeghe, non è stato impegnato, non è stato sollecitato. No, infatti, per fortuna almeno il primo clean sheet l'abbiamo portato a casa, che è sempre una buona cosa, fa sempre piacere non prendere gol. Ma abbiamo parlato delle cose positive, secondo te quali sono le cose negative da sistemare di stasera? Sì, allora, la squadra un pochino disequilibrata, quello sì. Poi bisogna, diciamo che non mi voglio sbilanciare più di tanto, anche perché voglio vedere anche Dumfries per vedere come andranno le cose con lui, che tipo di impatto può avere, sperando che sia buono. E diciamo che è difficile parlare anche delle cose negative, soprattutto perché la partita l'hai sbloccata,
al sesto minuto e al tredicesimo è raddoppiato. Poi posso dire qualcosa di negativo, la difficoltà un pochino di segnare Zeko. Poteva metterla dentro prima. Diciamo che sull'1-0 abbiamo rischiato di prendere quel gol di Callon. Certe volte dopo... qualche imbucata. Una sbavatura. No, cioè, però... delle sbavature. Cioè, di solito entravamo in crisi psicologica. Ah no, questi adesso pareggiano e ci abbassavamo. Secondo anno di Conte non tanto, dai. Secondo anno di Conte parte qualche partita, ricordo quella con la Roma, per esempio, dove sembrava quasi una scelta. No, quello è successo veramente poco. Hiroshima, sto vedendo il gol dell'Empoli. Attenzione che stai dicendo quello che dico io ed io mi sono preso un va a cagare da abbonato. In che senso Hiroshima? No, lo mando a cagare anch'io nel caso. Non c'è problema. Tanto, non, ci sono un po' di anni che ci conosciamo. Infatti. Lazzari 2-1 sull'Empoli. Sull'Empoli, ok. Forse oltre a livello tattico, a livello di giocatori, secondo me Sensi è stato quello un po' più. Sensi, Handanovic, De Vrij, inoperoso, ha solo dovuto svistare qualche pallone. E Perisic a me non mi è piaciuto. E Perisic era un insulto continuo. A parte che lui cazzo non guarda mai sta cazzo di linea della difesa. Che lì, se no, avremmo potuto fare due gol in più. Tiene sempre quel cazzo di gambone oltre la linea della difesa. Però io l'ho visto credo, bene. Credo di star per vedere il gol che ha preso l'Empoli. Ah, ok. Ah, perché sei in ritardo? Sì, sono un po' in ritardo qua sullo streaming. Ma in ogni caso, sì, Perez non mi è piaciuto anche perché tende sempre a fare quel cavolo di doppio passo. Prova a saltare l'uomo e non gliela ogni fa mai. Ogni tanto si incarta. Infatti vorrei vedere di più Di Marco. Di Marco è entrato bene. Di Marco è entrato bene, poi diciamo. Sensi era fuori ruolo, inutile giudicarlo. Cioè, Sensi può farlo quel ruolo, però secondo me, non so se ti lancio questa provocazione, ha giocato un po' con la paura, sai, di farsi male, come al solito, bella. Bella la percussione di Lazzari, è stato un bel gol. Sì, ha sempre avuto un po' di ansia. Ha sempre paura, diciamo, di farsi male. Il problema è che quella non te la togli, anche perché... gli 11, quindi... No, in realtà non siamo passati qua a 4 dietro. Sì, Darmian perché... poi ha preso una posizione strana. No, esterno-sinistro. Esterno-sinistro con Di Marco fare uno dei tre al posto di Bastoni. Già lo faceva in amichevole. Non è stato proprio... Hanno libertà di spingersi i braccetti dalla difesa a 3, di spingersi in avanti, insomma. Impossibile trovare qualcosa di negativo in una partita del genere. Sì, è difficile, è effettivamente difficile. Era più credibile la partita con la Dinamo Kiev, per assurdo. È normale che abbia paura, non già da titolare da 2 anni. Non è che non gioca da titolare, è che si infortunia per 2 anni di continuo. Nota negativa, Vesino lì suo ingresso è stato tremendo. Prima cosa che ha fatto, cartellino giallo subito in battuta, poi ha rischiato un altro giallo a momenti. Sì, non... Vesino, però Vesino secondo me quest'anno potrà per me essere giocherà molto utile, per me giocherà tanto, a meno che non poi quei 5 cambi. E a Inzaghi non gli sembra vero che di poter utilizzare 5 cambi e non mettere dentro, come si chiamava quello, Akpak Pro. Quella gente lì. Vesino ha fatto il Vidal della situazione. Matti, che cavolo, maglia di Ciala comprata, di già. Sì, che Matti era collegato con noi prima dallo stadio. Quindi bella. Era San Siro. Beato te. Grande, grande Matti, la prima a San Siro. È andata benissimo, devo dire, la trasferta da Firenze a Milano è andata bene, un bel ritorno. È sempre così, per gli amici, i fratelli interisti che vanno allo stadio, che arrivano da tutta Italia,
per loro sono sempre trasferte, anche belle lunghe, soprattutto per quelli che arrivano dal sud. Però anche Firenze, giù, un 4 ore di pullman, te le devi fare tutte con una vittoria su, con, di 4-0, si fanno dei bei cori in, sul la pullman. Juve tratta Ndombele, vabbè, Ndombele era stato messo fuori squadra, sì. Pjanic, no ragazzi, secondo me Pjanic non lo prende, ha già preso Locatelli, non... perché poi dovrebbe anche uscire qualcuno. Cioè Ramsey non trova sbocchi ed è uno con ingaggio pesante. Rabiot pare che sia abbastanza inserito. Chi resta? Arthur o lo dai a, che devi darla a zero, non credo che si possano permettere. Già il Barcellona per esempio darebbe Pjanic a zero. Ma a proposito di Arthur, il nostro Arthur, questo gol non cambierà un cazzo sulle sue sul Vidal. Suo futuro, sì o potrà essere utile almeno alla causa, cazzo, se non si infortuna qualcosa la può dare, se non si infortuna qualcosa la può dare. Pjanic ci ha detto Pedulla alla Fiorentina. È vero, poi oltre al gol ha fatto anche l'assist a Dzeko, sì. Quindi in 10 minuti gol e assist, è entrato, mica male. È entrato bene, ma sperando. Ma che lui questo è un fuoco di paglia. Questo deve essere il suo ruolo, non deve fare il titolare, lui deve fare spogliatoio ed entrare a mettere quella spogliatoio, entrare a mettere la garra a 6 milioni e mezzo all'anno. Ma il decreto crescita non scade? Quando è che scade per lui? Credo che scada, credo che sia già scaduto. Sì, o forse se lo valeva per 2 anni fa, ora non... No, vale tuttora. Vale tuttora. Mi sembra vale che tuttora. Da quello che ho capito dovrebbe durare 2 anni il decreto crescita. Poi, ecco perché abbiamo dato via Lukaku. Perché scadeva il decreto crescita. Oddio, che cosa stava per combinare. Ha tirato via anche dei triangoli a livello Barcellona. Semplicemente deve giocare distante dalla nostra difesa. Forse anche la posizione che... Sì, ma ragazzi, la condizione fisica e mentale che fa tanto anche con Vidal. Cioè non... Per me può anche starci all'Inter. È un giocatore esperienza che fa anche comodo, visto che comunque a centrocampo non hai giocatori esperti. E, sì, è l'unico over 30. C'è Brozovic 30. C'è Lanoglu, Eriksen, che vabbè, non lo conto più. Beh, Vesino. Cioè Vesino, ma Vesino è Vesino, quindi non lo conto neanche. Però dai. Beh signori, io purtroppo vi devo abbandonare che devo uscire. Vi ringrazio per l'ospitata. Buona serata, Manu. Buona serata, è stato anche un a piacere. Voi. Quando vuoi, sei sempre qua. Anche per me. Ciao carissimo. Ciao. Ci spostiamo di là. Aspettate, fatemi togliere stop cam remove. Webcam ok, attiva. No, devo uscire proprio. Disattiva, attiva. Eccoci qua. Siamo tornati, così vedi che da un momento all'altro. Oh, così leggo tutti i vostri commenti. Vidal deve sempre entrare e fare bene come trequartista, fa malissimo solo quando difende. Ma anche da mezzala va bene. Anche da mezzala va bene. Oggi ho fatto la formazione del Fanta. Fino adesso mi ha segnato Lazzari, Ciala più assist, Raspadori, Barella, assist. Direi che per le prime due partite va bene. Minchia, direi. Ciala capitano. Grandissimo. Matti. Il Ciala ha fatto... Un esordio top. Non so, adesso forse mi sono perso qualche messaggio vostro durante la chiacchierata. Domani sul giornale è già crisi Inter. Ma Raspadori all'Inter dopo l'Europeo è scomparso.
Hai ragione. Un mio amico milanista rosicava di brutto per Ciala durante la partita. Rigore per la Lazio. Forse riesco a tornare per le due a Firenze, minchia. Non ti invidio, Matti. Grande stima per te. E per tutti quelli che si fanno le trasferte ogni settimana. È dura, vai. Magari ti fai un sonnellino con il 4-0 sul groppone. È un ritorno un po' più dolce, diciamo così. Vediamo se c'è qualche altra dichiarazione. A me piacerebbe leggere Çalhanoğlu, Tare. Ancora un'altra di Çalhanoğlu. Ero tranquillo ieri notte, sapevo che oggi ci sarebbero stati tutti i tifosi e che aspettavano di divertirsi. È stato bello vederli qui con noi. Abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto una grande partita, subito gol. Sono entrati anche altri che hanno fatto bene. Siamo contenti dei 3 punti oggi. Gol più bello, sono belli anche gli altri gol che ho fatto. Certo, è venuto bene. Voglio continuare così, grazie a tutti quelli che mi sostengono. Ho sentito tutti i tifosi che urlavano il mio nome, questo è molto bello, voglio dare il massimo per l'Inter e per i nostri tifosi. Grazie anche ai miei compagni, mi sento già molto bene, mi hanno reso le cose più facili. Questa è una nuova stagione per me, abbiamo lavorato 45 giorni per questo giorno. Noi vogliamo continuare così, lavoriamo bene con il mio mister e con il suo staff. Poi vedremo, grazie a tutti quelli che sono venuti oggi, noi vogliamo dare il massimo per voi, forza Inter. Con queste sono le parole di Çalhanoğlu. Sì, Roshi, ma poco, vedrai. Io noto una vena di presa per il culo nei tuoi commenti, ma vedrai. Attenzione, primo rigore stagionale per la Lazio ed è gol di Immobile. Non perde il vizio più facile d'Europa. Eh sì, che la Lazio, neanche loro ne hanno avuto parecchi di rigori, eh. Allora, se gli amici di YouTube hanno già pubblicato qualcosa, che di solito sono, eccolo qua, intervista Inzaghi post partita. Bene, ci sono già, andiamo a sentirci l'intervista. Su YouTube ce ne sbattiamo le palle, tanto oscurano le... Ah, Luca ha già fatto uscire il video Luca Mastrangelo, magari ce lo andiamo a vedere. Per chi sta guardando l'Atalanta, a parte Muriel, non sta facendo gioco. Andiamo a sentire Simone Inzaghi. Sì, Diletta, io chiederei di raccontarci su queste emozioni, perché lei si era detto abbastanza sicuro ieri in conferenza. Bravi che non mettete le immagini. Che la sua Inter potesse essere già così bella e già quasi automatica in un certo senso nei meccanismi, se lo aspettavo onestamente. Ma io ero abbastanza sicuro della squadra, insomma, l'avevo detto ieri in conferenza, li vedo lavorare dall'8 luglio con tantissimo entusiasmo, con tantissima voglia di imparare i concetti nuovi che abbiamo messo io e il mio staff. Insomma, abbiamo cominciato nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi, che finalmente sono potuti tornare allo stadio. Meglio di così un esordio non potevo immaginarlo. Abbiamo intravisto quell'abbraccio con Çalhanoğlu. Ci racconta qualcosa anche di lui, no? Perché si è veramente inserito al meglio anche in un ruolo che recentemente non era più abituato a fare, con dei compiti ben precisi che oggi ha svolto anche senza palla.
Sì, stiamo parlando di un grandissimo giocatore, perché unisce alla qualità anche tantissima quantità. Ha corso tantissimo, ma penso che sarebbe riduttivo parlare solo di Çalhanoğlu. Insomma, non c'è un giocatore, quelli che hanno giocato all'inizio, quelli che sono entrati, quelli che avrebbero meritato per come hanno lavorato dall'inizio della stagione. Insomma, mi riferisco anche ai tre difensori, D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, che è dall'8 luglio che non saltano un allenamento, avrebbero meritato, però insomma eravamo 4-0, avevo il piacere di far esordire Dumfries, l'abbiamo visto, un giocatore di qualità che ci aiuterà nel proseguo della stagione. Diletta. Parlare dei singoli è importante, no, parlare del collettivo, della squadra, sì, che abbiamo visto in campo. Volevo tranquillizzare Simone che ci saranno tante partite, per cui insomma mi dispiace oggi non averli fatti giocare, ma insomma avrai di tempo. Tanto ti faccio i complimenti Simone per l'impatto, per la vittoria. Ti dico una cosa che vedendola da fuori mi viene subito in mente: si sono divertiti, piacere di giocare, spensierati, e quello che è emerso più di tutto, veramente piacevole vedervi giocare. E ti chiedo se questa soluzione, insomma, diciamo davvero senza quasi un riferimento, perché Dzeko veniva tanto fuori a giocare, è una cosa che ti piace, che è tua, e se anche tu hai provato piacere e gusto a vedere giocare questa squadra oggi. Sì, diciamo che è stato bello, piacevole. Io penso che a questa squadra benvenuto, non dimentichiamo che insomma, 10. Stasera mancava questo Lautaro, canale, mancava Sanchez, mancava il prossimo attaccante che arriverà, mancava Gagliardini, quindi c'erano assenze. Però insomma ho visto lavorare Sensi tutti i giorni, e in questo momento ho cercato di trovargli un posto, perché tutti i giorni si allena nel migliore dei modi, un grandissimo giocatore, oggi si è sempre fatto trovare, nonostante insomma ha giocato in un ruolo per lui non abituale, però ho la fortuna di avere un giocatore come lui, ce n'ho tanti, di volta in volta insomma sceglierò chi sarà meglio per quella partita, però dobbiamo continuare così, è solo l'inizio. Come ho detto prima, grandissima soddisfazione, ma c'è da lavorare, da guardare avanti. Già venerdì avremo una partita difficilissima a Verona, quindi dobbiamo continuare a lavorare in questo modo, spensierati come siamo stati. Ho liberato tutte le qualità di giocatori, stasera sono stati molto molto bravi. Simone, l'ha citato lei, il prossimo attaccante che arriverà, ma per caso ha un desiderio? Ma no, guarda, adesso è normale che sappiamo che dobbiamo completare, insomma la partenza di Lukaku è stata inaspettata, abbiamo subito posto di meglio con Dzeko, che insomma ha dimostrato anche oggi che tipo di giocatore è. Adesso la società sta valutando in questi 2 giorni e mezzo, da giovedì non ho più voluto parlare di mercato perché l'unica concentrazione mia della squadra doveva essere in questo Genoa, adesso domani ci penseremo di più con la società. Comunque un attaccante arriverà, Borja Valero. Buonasera mister, complimenti. Ciao Borja. Ciao, io volevo chiederle qual è la caratteristica che vorrebbe lui nell'attaccante che deve venire? Possibilmente che ci facesse qualche gol importante. Noi, secondo voi, a chi si riferiva qui? Di che ci faccia qualche gol importante? Sì, è diventato Correa. Fa il giornalista Borja adesso. Zapata Turam. A Dolberg. Insigne. E Suarez, Lewandowski. Andate a cagare. Correa, 2 gol pur per puzza. Vegarsson. Dai, seriamente. Non lo so, a me mi ha dato l'impressione di Zapata. Non so, quando ha detto sta cosa mi è venuto in mente Zapata. Situazione Turam infortunio, Correa gol importanti, non lo so, è solo la mia impressione che Zapata, infatti, cioè gol pesanti, cioè gli altri, nel senso Correa e Turam non vengono per fare i gol pesanti. Correa sogna solo al Milan. Turam lo compriamo con 10 milioni in meno dopo l'infortunio. Turam ha già fatto gol pesanti, quindi potrebbe riferirsi a lui.
Insigne è pronto subito. Bene, bene, mi piace che vi ho sollecitato su questa cosa. Come ho detto prima, siamo alla ricerca di un giocatore che ci possa completare. Noi abbiamo Dzeko, abbiamo Lautaro, abbiamo Sanchez, all'occorrenza abbiamo la possibilità anche di alzare giocatori come Sensi, Çanaloğlu, i due ragazzi Satriano e Pinamonti si stanno allenando nel migliore dei modi, dobbiamo completare. È normale che non avendo per qualche partita Dzeko potremo far fare tranquillamente a Lautaro la prima punta e poi insomma completeremo quando tornerà Sanchez e con la... Scusate, sì, scusate. Mi muto per non, perché sennò si sente, lo so. Sennò si sente l'eco. Non so, se tengo acceso il mic, quando tipo io... Sentite l'eco? L'altro acquisto. Sentite eco? Ci ho provato Borja Valero adesso a tirare fuori il nome del prossimo. Forse Amro ci riesce, vai Massi. Si sente l'eco o è giusto? Sennò lo tengo acceso. Dicevo, conosco Simone, penso sia impossibile tirargli fuori qualcos'altro. Allora. Quindi vado su un'altra cosa, Simo, vado su quello che hai detto all'inizio. Parlai di concetti. Detto che da qui, insomma, 3-4 partite smetteremo. Andri, va che ti banno, eh. Occhio. L'Inter ha già 3 seconde punte, Lautaro, Sanchez e Dzeko. Ha bisogno di una prima punta, la perfezione sarebbe Zapata o uno simile. Tutti quanti di paragonare la tua squadra a quella di Conte, però rispetto all'anno scorso in cui questa squadra giocava, diciamo, un po' più esternamente, svuotava un po' più il centro del campo, penso che la novità principale o il vostro intento, parlando dei concetti di cui parlavi, era proprio cercare quelle connessioni tecniche lì in mezzo, cioè è tanta qualità lì e secondo me questa soluzione ti intriga parecchio, di vedere tutti i giocatori lì che si muovono, tocchettano, è bello. Sì, no, penso che hai dato un'ottima lettura. Sensi è un giocatore grandissima qualità, Çanaloğlu qualità, Dzeko da numero 9 penso che possa fare scuola, quindi con tanta tecnica è normale che ho trovato un gruppo buonissimo, abituato al lavoro, al sacrificio, sempre concentrati, quindi il mio lavoro senz'altro per questi 45 giorni è stato facilitato. Poi è normale che ogni allenatore ha dei propri concetti. Ci credo dopo 2 anni di Conte. Falso 9 vuol dire un'altra cosa. Dzeko è un centravanti mobile, ma è una prima punta. Ma alla fine arriverà Correa con poco più di 20 milioni. Addirittura. Dici? Grande Samuel, top, esordio top, 4 pappine e a casa. ...delle proprie idee e quello che più mi conforta, come ho detto precedentemente, è veder lavorare i ragazzi tutti i giorni con una grandissima aggressività, determinazione, che è un piacere per un allenatore vedere. Eccoci, guardalo direttamente. Ciao Simone. Ciao. Andanovic a inizio partita diceva il modulo, comunque alcuni concetti al di là della ricerca magari di una maggiore qualità di palleggio in mezzo al campo e di qualche inserimento invece sugli esterni, però sono abbastanza simili a quelli dell'Inter l'anno scorso. Questo è stato un vantaggio per te nel cominciare quel lavoro l'8 luglio, per la squadra, per entrare subito in sintonia? Perché oggi si è vista, ma si era vista anche per esempio contro la Dinamo Kiev, una qualità e una abitudine a giocare con dei concetti molto precisi. E poi una cosa su Çanaloğlu, perché insomma l'impatto sulla partita è stato devastante, una sottolineatura, un titolo lo devi dare su Çanaloğlu, non te la capi. No, ma io penso insomma che Çanaloğlu è stato un giocatore evoluto, Marotta e Ausilio erano già al lavoro, lui insomma è un giocatore che tutti gli anni che l'ho incontrato con la Lazio, contro il Milan, era un giocatore che mi creava sempre problemi, poi abbiamo avuto la fortuna di portarlo qua, si è ambientato subito bene, è uguale agli altri, insomma, lo vediamo lavorare tutti i giorni, secondo me c'è ancora margini di crescita perché è ancora giovane e anche lui non sa quanto è forte.
anche lui non sa quanto è forte. Sono parole pesanti, eh? Cosa ne pensate di questa risposta? Cioè di questa considerazione? Parole importanti su Chala, che secondo me io l'ho scelto per i post sui social per sponsorizzare la live, ho scelto Çalhanoğlu come immagine per far rosicare anche un po' gli amici milanisti, che stranamente non sono apparsi stasera. Comunque il gol annullato a Çalhanoğlu era stupendo, che peccato. Infatti io ero saltato sul divano. Sì, il primo, proprio boom, una botta così nell'angolino, bene. Secondo me lo considera più forte di Luis Alberto, con queste parole. Ok, ancora questa cosa del falso 9, è un termine inventato dagli spagnoli quando per necessità si usava un trequartista che era l'unico riferimento davanti, che in effetti non occupa l'area come un centravanti, ma non è un centravanti mobile. Grazie per la definizione. Bisogna farlo sentire direttamente a Chala, queste sono parole importanti. Hai sentito le parole dei figli? Sì, le abbiamo lette, magari adesso se c'è su YouTube andiamo a sentire direttamente. Secondo me lo gasa a bomba perché lui, pure lui sa di non essere forte. Vaffanculo. Bene. Adesso mi sentite? No, dicevo, Simone ha risposto in modo impeccabile a tutte le domande, però adesso io vorrei svelare anche un po', e sono curiosa di scoprire anche un po' il Simone Inzaghi uomo. Cioè, Simone Inzaghi domani al bar, davanti a un caffè con un amico, che emozioni gli racconta che ha avuto oggi al suo esordio con l'Inter davanti ai tifosi? Un esordio straordinario, 4-0 questa vittoria, insomma, ci faccia capire qualcosa. Ma io, ad essere sincero, devo dire che l'emozione più grande è stata quando siamo arrivati col Pullman, perché era da un anno e mezzo che giocavamo un calcio, secondo me, reale, con stadi vuoti, triste da giocare. Poi noi siamo dei professionisti e abbiamo cercato... E vedrai, non hai ancora visto niente, caro Simone, non hai ancora visto niente, vedrai quando sarà al 100%. Cercato di farlo nel migliore dei modi, però insomma oggi arrivare qui a San Siro con la gente... che cantava, abbracciati, che insomma ci acclamava, è stata veramente l'emozione più grande di oggi. Bene. Max, sono esposti anche alla Lazio, Tare. Sì, l'ho letto. Tare, Correa. Vediamo se c'è. Non c'è. Su YouTube non c'è. Intervista di Tare, comunque l'avevamo questa qua, la rileggiamo. Il gioco di Sarri è differente rispetto a quello che abbiamo fatto gli anni passati, serve tanta intensità. Correa dallo scorso anno ha espresso il desiderio di lasciare la Lazio e andare a giocare altrove. C'è questa possibilità che esiste con l'Inter, vediamo come si evolverà nelle prossime ore. Per noi è un giocatore importante, lo sa, dipende da quello che vuole fare l'Inter. Poi vediamo, cosa vuol dire secondo voi dipende da quello che vuole fare l'Inter? Cioè, se cacciano fuori i soldi che chiediamo, glielo diamo, se no sono cazzi loro. Porta 30 milioni ed è tuo, che alla fine è il nostro budget, eh. Cioè, Lotito voleva 40 milioni. Cioè, se sono queste le cifre, si chiude facile. Il primo che scende di prezzo, l'Inter se lo porta a casa. Sì, infatti, avevo fatto il paragone nel prepartita delle tre carte. Dopo il 28 a 20 milioni lo prendi. Ma speriamo. Queste parole sono la conferma che al 90% arriva all'Inter.
Però se continuiamo, dice anche un'altra cosa, ci sono anche richieste all'estero, ma lui vuole restare in Italia. Distanza, per essere corretti, diciamo che non c'è mai stata una vera trattativa. Ci sono delle volontà, ma fino ad ora non è una trattativa vera. E questa è un'altra cosa da analizzare. Per essere corretti, diciamo che non c'è mai stata una vera trattativa, ci sono delle volontà, ma fino ad ora non è una trattativa vera. Cioè, lui vuole venire all'Inter, ha parlato, secondo me lui ha parlato con Lautaro Martinez, che è un suo grande amico. Cioè, ti sta dicendo che con le offerte dell'Inter manco si sono seduti a trattare. Infatti, cioè, nel senso... No, ma proprio non c'è mai stata neanche una trattativa, da quello che dice. Questo fa sperare ancora di più, quindi tutti i rifiuti di Lotito erano frutto dell'immaginazione dei fantagiornalisti. Beh, ma finora non è stata una trattativa vera. Poi ci sono i procuratori che stanno facendo un grande lavoro per risolvere questo problema. Vediamo nelle prossime ore. Quindi hanno mandato avanti i procuratori. E quanto dovrebbe offrire l'Inter? Secondo Lotito 40 milioni, ma noi non li offriremo mai quella cifra. Assolutamente, assolutamente. Comunque si sente parlare ogni giorno di Insigne, siamo sicuri che sia tutto falso? No, di falso no, però è in scadenza e le cifre che vuole De Laurentiis sono un po' troppo esose. Si chiude a 30, Correa alla Juve per sostituire Dybala, possibile visto che prendono i giocatori con la formula magica? Non penso. Chi rimane deve rimanere contento, rispettiamo lo stato d'animo del ragazzo, si è sempre comportato bene, tornato da Sud America, è stato esemplare, vediamo finché il mercato è aperto, serve pazienza, si deciderà per un verso o per l'altro. Queste sono le dichiarazioni di Tare. Ma noi un Berardi con la formula magica, carissimi, formula magica utilizzano solo delle parti lì. Di Torino, purtroppo, cari amici. Ma vediamo. Ok, c'è solo qua. Oh, comunque io sto qua. Io mi iscrivo. Questo del cartone animato è una figata pazzesca. Turam si è rotto, perciò prendiamo Correa sicuro. Vedrai che Lotito accetterà i 30 milioni più bonus. Le ho lette anch'io, dice anche, come ti riportavo io, che Correa nel gioco di Sarri non rientra. Sì, questo ormai è chiaro. No, non c'entra un cazzo. Vediamo se è uscito qualcos'altro. Gli highlights, ovviamente. Ah, questo non ce ne frega un cazzo. No, di interviste non ce ne sono. Vediamo se c'è qualche news su Turam. Problemi durante Intergenua, ecco. Questa non è partito nel migliore dei modi il triennio di Dazn al timone dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio. Critiche e polemiche sui social si sono susseguite nel corso di Intergenua di questo pomeriggio, postate ironicamente foto di un fermo immagine di Çalhanoğlu. Esatto, c'era Çalha. Come a bloccare per circa 3 minuti la visione è stato l'alto picco di accessi su una delle CDN, ovvero i provider che distribuiscono i contenuti. Ma siete degli sfigati, ma non lo sapevate? DAZN fa presente l'OTT
è subito intervenuta distribuendo il traffico su altre CDN e l'impatto non è stato numericamente importante in proporzione all'elevata quantità di contatti per la prima partita della squadra nerazzurra. Che cazzo vi aspettavate? Che l'Inter la guardavano quattro cani morti? Nessun problema nel secondo tempo e per l'altra partita del pomeriggio, Verona-Sassuolo. Grazie al cazzo, chi se la vede Verona-Sassuolo? Domandone. E se questo dovesse rimanere il nostro schieramento, saresti soddisfatto o credi ancora nella doppia punta? No, ma... Cioè, è inutile non usare, non mettere la doppia punta. Cioè, ce li hai, c'hai Lautaro, c'hai il nuovo attaccante, c'hai Zeko e Satriano. Penso proprio che la faranno. Fatemi vedere. Thuram è rimasto a terra dolorante per qualche minuto per poi abbandonare il campo sulle proprie gambe, accompagnato dai medici. E per accomodarsi in panchina con il... Come cazzo scrivono? Accompagnato di medici e accomodarsi in panchina con il ginocchio. Che cazzo vuol dire? Io spero che Zhang non abbia visto la partita, altrimenti vede pure Lautaro. Veramente. Secondo la stampa tedesca, il classe 97 si sospetta una distorsione al ginocchio, attesi aggiornamenti nelle prossime ore. Gladbach e Inter aspettano notizie sulle condizioni del giovane attaccante. Queste sono le news da Thuram. Che si è staccato il ginocchio per metterlo a riposo. A volte non capisco come cazzo faccio. Non capisco come cazzo facciano. Si andrà su Correa. Allora, guarda, siamo stati adesso a parlarne fino a... le dichiarazioni di Tare sono alquanto emblematiche. Vedremo. Distorsione al ginocchio è grave? Sospetta distorsione al ginocchio. Un mesetto, meno di un mesetto. Però calcolate che dopo il Verona c'è la sosta delle nazionali, eh. Ah, 2 settimane la distorsione. Secondo me ci compriamo il Correa e Thuram in prestito, se... Ho sentito che sia Inzaghi e anche il Toro stanno spingendo per il Tuku. Ah, il Toro, Lautaro. Distorsione ginocchio da 40. Se non sono i legamenti a 8... Ah, non è esagerato. Mi ha chiamato Marotta per sapere se fossi disposto a ridurmi l'ingaggio. Ci sto pensando ora, prendo 10 euro più 2 goleador, ma l'Inter mi offre 10 euro e basta. Non so cosa fare, consigli? Non accettare. O le 2 goleador o niente. Non accettare. Non farti fregare. Bene. Ragazzi, direi che per stasera è andata bene, abbiamo fatto le nostre 3 orette di prepartita, non vogliamo mercenari, esatto. Le squadre di bassa classifica quest'anno sembrano molto scarse. Vediamo. Prossima live domani, ovviamente. Ritorneremo a parlare di mercato, ovviamente. Sì, andiamo più che a letto, andiamo a berci una birra, guardiamoci una serie TV in santa pace, guardiamoci un film belli, rilassati, con un bel 4-0 e forza Real Madrid. Buona serata a tutti e forza Real Madrid. Poi adesso dobbiamo entrare nel
nel meccanismo pre partita, post partita. Io mi godo il Barcellona ora. Bene, buona partita allora. Buona partita. Non c'è la foto del VC di Cuni. Se diventi abbonato del canale, potrei anche pensare di fare qualcosa in tuo onore. Cuni, grandissimo. Comunque, prima della partita dell'Inter già mi sento sfinito nonostante abbiamo dominato. È così. Tu ti godi la play invece, cosa giochi? Con cosa ti rilassi? Pensaci, Cuni, pensaci. C'è la musica altissima. Empoli, bella squadra. Quante ne ha già prese? Va in guerra, Call of Duty, bene. Buoni spari. Stasera penso film, adesso guarda, che ora stacchi? Adesso stacco. Un'ora e mezza direi che basta per il post partita. Anche perché il post partita adesso sono le 10, ma quando giocheremo alle 9, alle 8 e mezza, il post partita non voglio finirli a l'una di notte. Empoli-Lazio 1-3, Torino-Atalanta 0-1. 3-1 con un palo preso e un salvataggio sulla linea. Adesso voglio testare, prima di guardarmi qualcosa, voglio testare e vedere 10 minuti, un quarto d'ora da Zon come reagisce. Perché sono stati pessimi. Hai capito cosa hanno detto? Che ci sono stati troppi accessi. Ma cazzo, ma non lo sapevano che c'erano troppi accessi. Ciao Marco, chi ha segnato in che senso? Dei nostri o della Lazio? Ci ha segnato Vidal, mi rendete conto? Vidal. Avevo capito bene ancora, allora. Immobile Savic Lazzari. Beh, Lazzari si diceva che non doveva essere considerato da Sarri, però... Che minuto sono? Per segnare Vidal il Genoa sta inguaiato. Vidal entra, assist e gol. 57esimo, dai. Una mezz'oretta magari. Ricorda esordio di Conte dove segnò sotto un incrocio da 30 metri Candreva. Minchia. Bene, fratelli, ci aggiorniamo, ci vediamo domani pomeriggio, stessa ora, stesso posto, stesso bar. Ho già pagato Dorian, hai visto? Adesso aspetto un attimo a chiudere perché voglio sentire cosa ne pensa Dorian di questo 4-0, queste quattro pappine al Genoa. Sì, MVP indiscusso Vidal. Ma Milinkovic Savic è pure il portiere del Torino. Io ho come una sensazione che con un Inter in Champions mercoledì sera pure Amazon avrà problemi perché è un conto la Supercoppa e tutta... No, fidati. I server di Amazon sono una bomba, altro che DAZN. Ciao Paoletta, buonanotte. Ho visto solo il primo tempo però. Se sei visto il meglio, perché poi nel secondo tempo si sono allungate un po' le squadre, però... No, c'entra perché il mercoledì sera in Champions fanno vedere le partite su Amazon Prime, su Prime Video.
ero dubbioso su Inzaghi, ma dopo le dichiarazioni dei giocatori e le prime uscite devo dire che è un allenatore capace. Prima ci siamo ascoltati anche l'intervista post partita. Mamma Amazon fa sempre le cose fatte bene, diciamo. No, non tutte le partite di Champions, solo quella delle italiane il mercoledì, la più importante del mercoledì. Questa prima uscita ufficiale ha tolto ogni dubbio. Non ci esaltiamo, non ci esaltiamo, vedremo venerdì prossimo sempre alle 18:30 con il Verona. Gran primo tempo, sono d'accordo. Ciala, cosa ne pensi della prestazione di Çalhanoğlu, Dorian? No, allora, Cuni, la fanno vedere su Sky e su Infinity, la Champions, tutta la Champions. Però anche Amazon ha i diritti di una partita al mercoledì delle italiane. La migliore partita. No, non giocano alle 20:45 con il Genoa. Giocano alle 18:30. Ah no, alle 20:45, ho detto una stronzata, quindi perché alle 18:30? Meglio. Hai ragione, Gibi. Per Ciala la sto menando a tutti i miei amici milanisti, bravo, fai bene. Infinity quanto si paga e conviene, anche se non credo. Allora, Cuni, se vuoi fare un pacchetto unico, quello che ti conviene di più è quello di Team Vision, che costa 30 euro e c'hai il campionato e la Champions League, tutte insieme. Ero dubbioso pure su di lui, più di Inzaghi. Ha pompato mica male il Çalha, Inzaghi. Ha pompato mica male. E allora, se hai la fibra, Team Vision è perfetto. Poi non so chi era il ragazzo, era forse Tano che aveva fatto Team Vision. Volevo sapere com'era andata oggi da Zon su, con Team Vision. Perché su Team Vision ci sono le app di DAZN, Infinity, e quindi puoi vederti tutto. Çalha ha bevuto il Gatorade di Gasperini. Bene ragazzi, ci aggiorniamo, buona serata, buon sabato sera. Poi se al pacchetto Team Vision aggiungi 100 euro ti guadagni pure Gabigol. Ancora sto Gabigol, oggi ce l'hai piazzato dentro parecchie volte. Ciao carissimi, grazie a tutti per la compagnia nel post partita. Entriamo nel meccanismo pre partita, stacchiamo. Ci guardiamo la partita per i cazzi nostri e riattacchiamo nel post partita, ricordatelo. Ci vediamo domani, buon sabato, un abbraccio e forza Inter. L'idea di Interclub.